Grazie Anna Clara, intanto ringrazio anche io per l'invito, ringrazio Rise Up, ringrazio i centri sociali del Nord-Est e è molto bello essere qui di nuovo, anche se con tutte le difficoltà del caso. Cerco di rispondere brevemente, anche se in realtà la tua domanda è molto impegnativa. Come prima cosa, un punto un po' che vorrei fare sul discorso della sussunzione o comunque dell'assorbimento da parte del capitale, del capitalismo, delle istanze dei movimenti attraverso appunto pinkwashing, greenwashing, eccetera, eccetera. Sì, nel senso che sicuramente questi che sono dei punti, come dicevi giustamente tu, dei limiti al sistema, vengono utilizzati come leva per rilanciare processi di accumulazione. Questa è un po' la storia degli ultimi decenni, in particolare riguardo alla crisi climatica, ma anche rispetto ai rapporti di genere, eccetera, eccetera. E su questo non vorrei dilungarmi perché forse ormai è qualcosa che è diventato anche parte della riflessione, però tutto sommato mi viene da dire sì, capacità di sussunzione, ma fino a un certo punto, nel senso che ormai mi pare che non solo nella coscienza dei movimenti, nella consapevolezza dei movimenti, ma anche un po' della società civile cominci a entrare l'idea che queste strategie non siano altro che delle strategie molto superficiali e che poi non porteranno, che non portano di fatto a processi di emancipazione reale. E questo secondo me diventa molto evidente nel caso di quegli eventi, di quelle trasformazioni anche del mercato, per esempio, in cui le istanze dei movimenti vengono assorbite. Io non lo so, io mi occupo di cibo e movimenti, e una cosa che a me salta sempre molto agli occhi è come da un lato sicuramente la maggior parte delle innovazioni nel campo del cibo, sia della produzione che della distribuzione che del consumo, di fatto vengono dall'esperienza dei movimenti e poi vengono effettivamente assorbite e tradotte dal capitalismo in un aspetto di mercato. Però cosa succede? Dentro questa traduzione, come prima cosa, cambiano radicalmente nel loro significato, nel loro portato anche per esempio ecologico. Cioè, se io penso alla differenza tra un'organizzazione di gas e un'organizzazione di piattaforma invece business per profitto, il portato di sostenibilità anche soltanto ambientale che queste due situazioni hanno è molto diverso. Però la cosa che forse più salta agli occhi è, e qui mi ricollego a quello che tu dicevi, no? Perché non si sono ancora inventati un colore per i poveri? Secondo me questa è la linea oltre cui non si può andare. È un po' quello che segna la differenza e anche il fallimento, se vogliamo, di tutto questo washing. Nel senso che cosa succede? Nel momento in cui io nel mercato capitalista introduco delle innovazioni, no? Traducendole ovviamente che erano parte dei movimenti, diventano improvvisamente qualcosa di elitario, di escludente, che tendenzialmente riproduce quei confini, no? Anche appunto di esclusione, l'idea che ci siano delle popolazioni a perdere, quindi chi può comprare il cibo buono. Adesso scusate, faccio questo esempio perché è quello che mastico meglio, ma si potrebbero farne altri, e chi invece non può e semplicemente deve andare al discount. Qui è dove la traduzione delle istanze di movimento nel mercato continuerà a fallire, e forse anche un punto su cui vale la pena improntare una critica sistemica, nel senso di dire sì, puoi cercare di fare tutto il washing che vuoi, ma rimarrà sempre elitario, rimarrà sempre qualcosa di estremamente parziale, che anzi darà sostegno a tutte le pratiche invece distruttive del sistema e ingiuste. Di fronte a questa condizione, il discorso sull'intersezionalità, che anche qui è molto complesso, adesso non ci si può andare troppo diciamo in profondità,
Intersezionalità è una parola, appunto, come dicevi anche tu, un po' strana, perché può sembrare che sia semplicemente l'incrocio di diverse lotte che per qualche strana ragione si incontrano. E invece forse è un po' da ragionare proprio su questo punto, cioè perché si incontrano? In realtà c'è un'organicità, no? del sistema, una matrice, forse si potrebbe dire, di diversi tipi di oppressione che però funzionano tutti per sostenere un sistema che di fatto si basa su ingiustizia, su costante, oltre che sull'accumulazione, costante diciamo, appropriazione anche delle risorse da parte di determinati soggetti a scapito di altri. Per cui, ecco, se di fronte un po' al rischio di tutti questi diversi washing che possono essere poi messi in pratica, forse un punto chiave che può tenere insieme le diverse lotte è quello veramente di fare riferimento ai temi della giustizia sociale, socio-economica, come un po' quella chiave di volta dentro cui il sistema non riesce a muoversi, non so come dire, non riesce più a ingranare, non riesce a fare quel famoso washing dei poveri, perché non è possibile strutturalmente. Forse questo è un nodo su cui ragionare, continuare a ragionare.